Ciao a tutti, sono Rerk Anzian e vi voglio augurare una bellissima serata con I Contrasto, questo gruppo che fa della buona musica, ma soprattutto la fa con passione, mettendoci il cuore, e quindi vanno ascoltati con attenzione perché lo meritano. E non lo dico soltanto perché il chitarrista Graziano è il mio figlioccio che ho tenuto a battesimo un po' di anni fa. Sono realmente dei bravi ragazzi e vi auguro una bellissima serata insieme a loro. Ciao a tutti. Come nasce questa idea? Salve popolo di Carpinone e non. Tanti anni fa al nostro mobilificio, la nostra diciamo, attività di famiglia, si sono insomma, alternati tanti artisti, da Toto Cotugno a Riccardo Cocciante, a Ron, fino ad arrivare ai famosi Pooh, che nel lontano 93 insomma, mi portarono veramente a battesimo, insomma, nel senso più letterale della parola. E per gioco così e per passione iniziamo a fare con mio fratello la musica dei Pooh, e piano piano questo gioco, questa passione poi è divenuta una vera e propria attività, perché questo gruppo I Contrasto, che prendono nome dal primo album dei Pooh, e sta diventando una delle cose più belle della nostra vita, e stiamo avendo davanti a noi un riscontro davvero inaspettato, e quindi sì, siamo davvero davvero tanto felici. A spronarvi, da quello che mi risulta, è stato vostro zio Michele, un vostro grande ammiratore. Sì, il nostro caro zio Michele, che ci ha sempre spinto in realtà a sognare in generale, però vedeva in noi un po' un talento forse per la musica, e quindi ci ha sempre stimolato, ci ha sempre dato tante idee, ma ripeto, ci ha sempre insegnato a sognare. E poi grazie alla mia famiglia, ai nostri genitori, sicuramente siamo riusciti a realizzare quello che tutti voi insomma potete vedere quando ci esibiamo. Questo vostro gruppo ultimamente ha avuto un'esplosione di consenso, sia per quanto riguarda il pubblico sia la qualità artistica, di notevole spessura. Che studi avete fatto? Noi diciamo che del gruppo siamo tutti diplomati in musica, diciamo che la cosa che ci ha portato sicuramente ad avere il successo che stiamo riscontrando nelle piazze, perché questo ce lo dicono i fan che ci seguono man mano che andiamo avanti e sono sempre più numerosi, è sicuramente la tenacia, la voglia di non mollare, perché diciamo che dagli errori si impara qualcosa, perché se si fa tutto bene vuol dire che non impariamo nulla. E sicuramente abbiamo preso tanti schiaffi in questi anni, in questi progetti, in questo progetto abbiamo conosciuto tante persone, e ora forse siamo arrivati alla quadra dove sul palco è il vero significato che vogliamo trasmettere a tutti coloro che ci seguono, è proprio il senso di amicizia, di appartenenza a questo gruppo e alla musica che noi diciamo suoniamo sul palco. Forse resta un po' il rammarico, perché questo senso di appartenenza non ha un riscontro, come si dice, nessuno è profeta in patria. Questa è una bella domanda. Devo dire che io posso ritenermi davvero contento, perché c'è il detto che se I Contrasto non vanno a Carpinone, sono i carpinonesi che vanno dai Contrasto. E questo lo vediamo in tutti i nostri spettacoli, in tutti i nostri concerti, dove più si va avanti e più vedo persone, compaesani che ci accompagnano con le loro voci, con le loro mani, con i loro sguardi innamorati, e questo ci fa sentire sempre più forte, perché magari ti trovi in un paese che è lontano da Carpinone e te li rivedi giù sotto al palco, che sono lì, vedi che noi ci siamo. Ci fa grande grande onore, sicuramente è un senso di responsabilità di cui noi ci vestiamo, perché portiamo altrove anche la nostra appartenenza, portiamo intorno a noi le nostre radici.
E sabato noi vi abbiamo seguito a Pesche e quindi di seguito vi facciamo ascoltare le interviste fatte ai vostri compagni di viaggio. E poi oltre a loro c'erano anche le persone di Carpinone, come dicevi. Sentiamo che cosa ci hanno detto. E c'è anche un'intervista a una persona speciale, un'eredità di famiglia. Sì, mio padre mi ha indirizzato insomma verso il percorso della mia, diciamo così, carriera artistica, quindi intraprendendo poi lo studio per il mio strumento che è la batteria e iniziando poi vari percorsi di studio, tra cui quello attuale in conservatorio che sto portando a termine a breve, insomma conseguirò la laurea finale. Hai suonato in diversi gruppi, qual è la differenza tra gli altri gruppi e l'organizzazione dei contrasti? Ma diciamo che ogni esperienza musicale ti dà qualcosa. In questo caso con i Contrasto ci troviamo a tributare un gruppo che ha una grande storia alle spalle, oltre 50 anni di musica e di successi. E insomma, poi per quanto mi riguarda mi ritrovo a interpretare uno dei batteristi che ha fatto la storia della musica italiana, parliamo ovviamente di Stefano D'Orazio, che purtroppo non è più qui con noi. E spero di, insomma, nel mio piccolo di poterlo tributare nella maniera migliore. Il Molise che non esiste scopre improvvisamente delle risorse incredibili come i Contrasto, e il bassista dei Contrasto è Davide Giaccio da Sant'Angelo in Grotte. Che esperienza è questa? Ma devo dire è una grandissima esperienza, mi hanno catapultato in un mondo del tutto nuovo, diciamo, e devo dire che sia a livello personale che anche a livello di musicista mi sta servendo tanto, considerate anche comunque il livello di pubblico che mi trovo davanti ogni serata con i Contrasto, e devo dire che è un'esperienza davvero molto 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 bella. Nella formazione dei figli la madre ha un ruolo fondamentale. Che ruolo pensi di aver avuto nella formazione dei tuoi figli? Di dargli una bella educazione e rispetto per tutti e molta umiltà. È un'emozione grandissima, li ho visti a Sant'Angelo in Grotte, sono bravissimi, quindi sono è una cosa bellissima e sto qua stasera ad ascoltare perché è meraviglioso. A seguire il Contrasto questa sera anche il sindaco di Carpinone. Che effetto fa avere un'eccellenza di questo tipo nel nostro comune? Sono dei ragazzi, siamo orgogliosi di avere ragazzi così a Carpinone, anche perché sono bravi, si stanno facendo strada. Complimenti a loro e complimenti a Carpinone anche per loro. Anche dall'Argentina per seguire il Contrasto. Mattia, che ne pensi? Bene, tutto bene, qui in Pesche, guardando il recitale questo. Sì, dell'Argentina, mi piace molto, sì.